Un'ottima ospite adesso oggi, siamo insieme infatti con Federica Bianchi, un personaggio che vive vicino a noi e vive soprattutto vicino a tutti coloro che vogliono combattere per la libertà nel senso della liberazione da tutte le mafie. Diamo il buongiorno a Federica Bianchi, collegata con noi e soprattutto, cara Federica, parliamo subito di un grande evento che si svolgerà dopodomani. Buongiorno Federica. Buongiorno, buongiorno a voi e innanzitutto grazie per questo invito di cui sono molto contenta anche perché c'è un dialogo continuo con voi e un'attenzione vostra nei nostri confronti di cui vi ringrazio. Sabato mattina, quindi tra pochissimi giorni, ci sarà questa grande mobilitazione a Manfredonia, che abbiamo fortemente voluto come coordinamento provinciale di Libera, d'accordo con la diocesi di Manfredonia. Abbiamo voluto chiamarla appunto Liberiamo Manfredonia e all'interno della parola Liberiamo abbiamo voluto evidenziare la parola amo e quindi il verbo amore, il verbo amare, perché per noi, ecco, essere a Manfredonia sabato mattina è innanzitutto un atto d'amore per Manfredonia, perché dire che c'è la mafia, dire che c'è una presenza mafiosa importante su quel territorio è un atto d'amore per quel territorio perché significa prendere consapevolezza di un fenomeno, ma per cambiare le cose, per modificare lo stato delle cose e perché vogliamo vivere in una comunità che sia libera dalla presenza delle mafie. E ne siamo sicuri che questo è possibile solo se uniamo le forze tutti insieme, se la smettiamo di delegare ad altri. Se la smettiamo di dire che tanto le cose non cambieranno mai, se la smettiamo, ecco, di pensare anche che, perché in alcuni casi avviene, che le mafie siano un problema lontano da noi, che magari riguarda altre regioni, o altri pezzi della nostra penisola. E invece noi dobbiamo prendere una consapevolezza di quello che sono i fenomeni mafiosi del nostro territorio, ma ripeto, non perché questo vuol dire che tutta Manfredonia è mafiosa e che tutti siamo mafiosi. Al contrario, serve anche per far emergere il bello che c'è, e a Manfredonia ce n'è tanto, Mi e noi vogliamo che viene, questo. Federica, mi viene in mente, ascoltando le tue riflessioni e partendo dalla locandina, quella celebre citazione, Maria Pia, le città sono di chi le ama. Anche, sì, e soprattutto, cara Federica, permettici di lanciare davvero un abbraccio e un messaggio di grazie a Daniela Marcone, perché è stata prima di te referente appunto per la provincia di Foggia, ma ha costituito e costituisce sempre di più un grande baluardo di Libera a livello nazionale. Io mi sono veramente commossa, ho conosciuto appunto Don Ciotti quando a Foggia c'è stato questo grande evento nazionale organizzato annualmente da Libera. Ecco, di Daniela Marcone sappiamo il perché dell'impegno. È nato da una tragedia familiare, dal fatto che il papà sia stato ucciso. Per te come è avvenuto? Ma è venuto in modo spontaneo. Io non sono originaria di Foggia, di questa città dove ormai vivo. Ero qui per studiare e ho sentito il bisogno di fare qualcosa per la città che mi ospitava, di impegnarmi in qualcosa. E siccome quando andavo al liceo nel mio paese erano venuti una volta dei volontari di Libera E a diciamolo fare qual è un'assemblea di questo studenti, tuo paese, perché no? Come? provincia di Bari, Monopoli, Ah, beh. erano venuti a fare un'assemblea di istituto e mi erano rimasti impressi, mi era rimasta impressa questa associazione. Poi, vabbè, gli anni sono passati, io ho continuato il mio percorso perché a Monopoli appunto non c'era Libera e quindi diciamo la mia vita ha continuato sui suoi binari. Poi quando mi sono trasferita appunto a Foggia per studiare mi è tornata alla mente, no? Appunto, mi è venuto questo desiderio di impegnarmi, mi è tornata la mente libera. Li ho cercati all'epoca, appunto, Daniela Marcone era appunto referente provinciale, come tu ricordavi, e quindi ho iniziato a frequentarli, ho iniziato a stare con loro, ho iniziato a scoprire, ecco, a conoscere
Anch'io pensavo che la mafia fosse un qualcosa che riguardava solo alcune regioni, che comunque tutto sommato era un qualcosa lontano da me. Grazie a quel gruppo di persone ho iniziato a capire, a conoscere i fenomeni di casa nostra, ho iniziato a capire la complessità del fenomeno mafioso, ma soprattutto che l'impegno nel contrasto alle mafie non è un qualcosa che riguarda solo la magistratura e le forze dell'ordine, ma è un qualcosa che ci richiama tutti a una nostra responsabilità, altrimenti anche il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, che è imprescindibile ovviamente ed importantissimo, ma da solo non può bastare a sconfiggere le mafie. Ecco, loro mi hanno insegnato tutto questo e poi il mio impegno è proseguito in vari livelli. Con le tue tante antenne, hai la sensazione che ci sia un aspetto particolarmente odioso sul quale appunto tutta la provincia e la città di Manfredonia vogliono reagire, insieme naturalmente proprio con l'arcivescovo Padre Franco Moscone? Ma allora, in questi 2 mesi, devo dire, da quando abbiamo chiamato la mobilitazione, ho quasi preso la cittadinanza a Manfredonia, scherzo con quanti mi stanno aiutando, e ho potuto percepire davvero comunque una voglia di cambiamento dei manfredoniani, che però era rimasta un po' senza Sopita. risposta, era rimasta un po' chiusa, esatto, era rimasta un po' lì dentro, in un angolino delle coscienze di ciascuno, senza trovare, ecco, un valido momento per venire allo scoperto. E quindi sicuramente Manfredoniano ha più o meno coscienza che la mafia esiste sul territorio, e sicuramente è una mafia che magari rispetto a quella foggiana fa meno azioni eclatanti, nel senso che non ci sono bombe come abbiamo noi avuto, insomma, negli ultimi periodi qui, e quindi questo ovviamente fa sì che la percezione della città sia una percezione molto più viva, perché una bomba che esplode alle 7 di sera è chiaro che genera paura e genera tutta una serie di riflessioni. A Manfredonia invece questo non avviene, e a causa anche di questo, appunto, le coscienze sono rimaste anche un po' più addormentate. Però è una mafia che si è saputa inserire molto bene nel tessuto economico della città, che ha saputo inquinare il tessuto sano della città. Questo rende le cose più complesse per certi aspetti, perché chiaramente anche l'individuazione è più difficile, perché c'è una zona, chiamiamola così, d'ombra, una zona grigia, che chiaramente su cui appunto dobbiamo accendere dei fari. Ecco Ecco, perché dico, ci vuole un grosso lavoro di conoscenza e di consapevolezza prima di tutto. quanto diventa preziosa la scuola come primo presidio di legalità istituzionale, se vogliamo. La scuola è fondamentale. Senza la scuola non andiamo da nessuna parte, partendo dai più piccolini. Proprio in quest'ultima settimana, in questi mesi, ma in quest'ultima settimana in particolare, ce li ho più freschi nella memoria, i lavoretti dei bambini delle elementari, che hanno saputo restituirmi, guardate, davvero tanta bellezza, tanta speranza, che hanno saputo cogliere con le loro domande attente, intelligenti. Hanno saputo cogliere aspetti che i grandi fanno più fatica a cogliere, e quindi partire da loro è la risorsa più grande che abbiamo. Non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che sono troppo piccoli e quindi non dobbiamo parlare di mafia ai bambini. Non è vero, con i termini giusti, ovviamente, con le parole giuste, loro sono capaci di capire. E sono capaci anche di fare delle scelte poi che sono in linea con quello che noi diciamo ai piccoli, e quindi sono loro la nostra, tutti insieme, non solo loro, ma tutti insieme sono la nostra speranza per, non per il futuro, per il presente, perché non dobbiamo sempre pensare al presente, al futuro che ci sembra una cosa lontana, ma è un qualcosa che è possibile oggi, se solo tutti ce ne rendiamo conto e ci assumiamo la nostra parte di responsabilità. E quindi il lavoro dei docenti, che devo dire, ci sono tanti docenti anche a Manfredonia veramente straordinari, che lo fanno con passione, che dedicano delle ore
delle loro materie, all'approfondimento di queste tematiche, è un lavoro assolutamente importante nel contrasto alle mafie e nel contrasto alle sottocultura mafiosa che le mafie portano con sé. Federica, c'è stato proprio non tanti giorni fa un momento molto commovente, si è andati indietro nel tempo all'uccisione di una bambina di soli 5 anni, Caterina Ciavarella, avvenuta nel 1981, e se ne è parlato in una scuola, la scuola che poi ha un doppio nome particolarmente da elogiare, Ungaretti Madre Teresa, quindi c'è proprio un cerchio magico già dentro il nome di quella scuola. Vuoi raccontare cos'è accaduto? Sì, quel è un istituto comprensivo, quindi torna al discorso di prima, bambini delle elementari e delle medie che hanno fatto un lungo percorso di un anno con noi e che hanno istituito venerdì 3 il presidio scolastico di Libera Manfredonia, che è il primo presidio. A Manfredonia, ecco, Libera, il suo primo presidio lo ha all'interno di una scuola. Speriamo che dopo la mobilitazione magari cittadine e cittadini e associazioni scelgano, ecco, di costituire un presidio cittadino, ma è nato un presidio scolastico. Tutti i presidi di Libera si dedicano alla memoria di una vittima innocente della mafia e il presidio scolastico dell'Ungaretti Madre Teresa ha scelto di intitolarsi e di dedicarsi alla memoria di Caterina Ciavarella, la cui storia ricordavi tu. Una storia emblematica di questo Terribile. territorio, una storia che ci serve per sfatare quel falso mito che le mafie non uccidono donne e bambini perché hanno un codice d'onore, e le mafie invece non hanno nessun codice d'onore se non quello di badare ai propri interessi. E quindi questa storia sta a significare un insieme di cose, tra cui tutto questo, una storia tra l'altro dimenticata. Forse a causa anche del cognome che portava Caterina, perché sappiamo bene che il cognome Ciavarella riporta la memoria, la faida, la guerra tra famiglie, tra i Tarantino e i Ciavarella, no? E quindi poi tutta quella che è stata l'evoluzione della mafia in quel territorio. E quindi una storia troppo a lungo dimenticata. Noi invece non vogliamo questo, perché dobbiamo dire con forza che una bambina di 5 anni, a prescindere dal suo cognome, è una bambina innocente, che niente sapeva, niente conosceva, che sicuramente non aveva neanche consapevolezza di cosa volesse dire la parola mafia. Quindi una storia che deve guidare il nostro impegno, anche per dirci un'altra cosa importante, che anche chi magari nasce in una famiglia, ecco, mafiosa o comunque dove vicina, alla mafia, è sempre possibile una scelta diversa. Vale per le Assolutamente sì. Il donne, vale per le mogli, vale bambino. per tutti. E quindi questo, ecco, deve essere un messaggio che deve arrivare forte. Niente è destinato così com'è, ma abbiamo la possibilità, attraverso la conoscenza, attraverso, ecco, la conoscenza anche del fatto che ci sono delle associazioni, delle istituzioni che possono aiutare queste persone a fare una scelta di cambiamento, di rottura verso magari il mondo a cui appartengono. Ecco, ripeto, questa storia ci serve anche a ricordarci tutto questo, che nessuno deve essere schiacciato al cognome o al contesto in cui è nato, ma che tutti, e soprattutto i bambini, abbiamo il diritto di sognare e di scegliere il nostro futuro. Grazie Federica, grazie per il tuo impegno, per la tua Sabato mattina determinazione. saremo con voi, idealmente, e naturalmente invitiamo tutti a essere lì alle 8:30. Avete visto più volte, Liberiamo Manfredonia, insieme è possibile. Ci sarà anche il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, e prezioso l'intervento di Padre Franco Moscone. Molto bene, Federica, allora noi ti lasciamo al tuo lavoro e ti Ti auguriamo aspettiamo. assolutamente buon proseguimento di giornata a te, restituiamo la linea alla regia, poi ci troviamo di nuovo insieme.